Carzola in festa per la promozione in seconda categoria. Noi di A Tutto Calcio siamo riusciti ad intercettare uno dei dirigenti storici del club carzolano, una delle colonne portanti, un tuttofare, come si dice in gergo, Franco Cardilli. Signor Cardilli, lei ne avrà viste tante nella sua carriera sportiva, ma che sapori ha il successo di quest'anno? Beh, il sapore è bellissimo, è stata la prima annata con la nuova società e è stata una cosa bellissima, trionfale al massimo. Ecco, è una comunità che ha visto calcio importante, possiamo dire, una società che torna nel palcoscenico della seconda categoria con quali ambizioni? Beh, diciamo le stesse ambizioni di quella di quest'anno, abbiamo vinto la terza e ci auguriamo e speriamo di vincere anche la seconda. Quindi niente scaramanzia, obiettivi chiari qui a Carzoli, si può tornare fast in tempo. Sì, solo quella e basta. Fazzoli e Forzosi, principi del gol del team biancazzurro, ragazzi disponibili che si sono avvicinati ai microfoni di A Tutto Calcio. Iniziamo da Fazzoli, che annata è stata? È stata un'annata difficile, siamo ripartiti con qualche complicanza, però con una società molto solida alle spalle e niente, siamo molto contenti del risultato ottenuto, siamo stati spinti da una tifoseria eccezionale e siamo molto contenti di questo. I tuoi gol hanno influito sul cammino. E i miei gol sono stati importanti, ma è stato importantissimo il gruppo squadra che si è creato quest'anno e ci ha portato alla vittoria del campionato. Ferzosi e Fazzoli possono essere definiti i gemelli del gol? Beh, questo non sta a noi dirlo, ovviamente i complimenti fanno sempre piacere, però tutto questo, tutto quello che abbiamo raggiunto è merito di tutte le persone che ci circondavano, società, gruppo, squadra, allenatore, tifosi, merito di un grandissimo lavoro da parte di tutti quanti. Ecco, l'anno prossimo sarà seconda, un torneo difficile, un torneo che il Carzoli già in passato ha disputato. Dopo un po' di riposo, con quali aspettative vi presenterete ai nastri di partenza del prossimo campionato? Guardi, dopo un'annata del genere penso che ci prepariamo per affrontare un campionato sperando di fare meglio di questo, ancora meglio di questo passato, andare lì e dare tutto come abbiamo fatto finora, sempre da parte di tutti quanti, dare tutto e portare sempre a casa il massimo risultato. In bocca al lupo. Grazie, crepi per lupo. Grazie. Nei festeggiamenti per il successo del Girone B di terza categoria, noi di A Tutto Calcio abbiamo intercettato uno dei protagonisti della stagione trionfale carzolana, Mister Prezioso. Riavvolgendo il nastro, che stagione è stata? Beh, è stata una stagione molto, molto bella, esaltante, però anche molto, molto difficile perché comunque ci ha visto contro squadre ben attrezzate, tra tutte comunque Licia, Lugo, sono due belle piazze molto, molto importanti anche loro che hanno fatto una bella cavalcata, che ci hanno dato filo da torcere fino alla fine. Noi comunque come Carzoli non potevamo fallire, anche perché c'è veramente molto materiale e è stato, diciamo, sono stato molto facilitato dal materiale tecnico e umano presente, sia come ragazzi che come dirigenza. Molto molto seguita la squadra e è stata sì una stagione che ci ha visto, diciamo, da subito protagonisti, a parte la prima partita che abbiamo comunque affrontato con diverse difficoltà, il resto poi è venuto tutto abbastanza bene, anche se abbiamo trovato diversi campi molto ostici dove sono uscite veramente belle partite, perché il livello a me è sembrato molto molto alto di questa categoria. Mister, prima di congedarla, l'anno prossimo sarà seconda, con quali aspettative? Beh, la piazza di Carzoli, come ben sapete, forse merita nemmeno la seconda, merita campionati categorie più alte. Sicuramente sarà una squadra attrezzata per affrontare bene la categoria, a prescindere da chi l'affronterà, diciamo. Comunque i ragazzi, come ripeto, il materiale c'è, il materiale umano c'è, umano sia tecnico che societario, quindi sicuramente sarà una squadra attrezzata per far bene, per comunque per lottare, per continuare il percorso di crescita e di rinascita. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a tutti. Forza Carzoli!